Oggi creo l'avatar di Noemi con Dollycon. Il primo step è la scelta dello sfondo. Scelgo uno sfondo luminoso con i colori rosa, lilla e bianco perché mi trasmettono come i caratteri di Noemi tranquillità e ho scelto tra quelli presenti uno sfondo con colori femminili. Per seconda cosa ho scelto la carnagione e ne ho scelta una chiara con tonalità di rosa calde. Poi ho scelto il colore capelli, che sono castani chiaro, mentre per il taglio ho scelto una lunghezza media fino alle spalle, con taglio pari. Labbra. Ho scelto delle labbra aperte, in un sorriso, come è sempre lei. Le labbra sono più carnose di sotto e più sottili e a cuore di sopra. I denti sono evidenti e le labbra di un rosa molto acceso. Occhi, ho scelto degli occhi grandi con le iridi marroni scuro con delle lineette più chiare. Sopracciglia, per scegliere le sopracciglia ho tolto il cappello che l'app mi dava e le ho momentaneamente cambiate con l'acconciatura per poter vedere meglio le sopracciglia. Le ho scelte che vanno verso l'alto, abbastanza folte e con un marrone un po' più chiaro dei capelli. Ciglia. Come per le sopracciglia, per fare le ciglia ho nuovamente cambiato l'acconciatura. Ho scelto delle ciglia che si vedono solo nella parte superiore, molto folte e allungate verso l'esterno. Orecchini. Noemi non porta orecchini, però ha un piccolo neo o imperfezione vicino al labbro superiore, sull'angolo destro. Vai, mettiamo la musica adesso. È una, un momento di Questa me la incontro. piace. Applichiamola. Oggi creo l'avatar di Noemi con Dolly. Ok, poi vediamo se rilascerai giusto e non metterai un'altra.